Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Pokémon X Elimination Nuzlocke. Allora ragazzi, da un po' che non registravo questa serie, ci sono state un bel po' di cose negli scorsi episodi. Abbiamo ottenuto una nuova medaglia, abbiamo fatto nuove votazioni per due volte ragazzi. Questa volta si sono svolte nel migliore dei modi, ho visto che avete votato un po' tutti, infatti è stato difficile, davvero difficile vedere il più votato. Però ragazzi, dobbiamo salutare una persona a noi cara, o meglio un Pokémon a noi caro, che ci ha accompagnati davvero da tanto tempo. Ha ricevuto un po' più di voti rispetto agli altri, li ho dovuti contare uno per uno, ho dovuto contare addirittura qualche doppio voto, ho dovuto contare qualcuno che diceva non voglio eliminare lui ma l'altro, quindi dovevo togliere un voto a uno e mettere, insomma, robe strane, tutti i calcoli incredibili. Però alla fine avete scelto di eliminare Sbrixy, ragazzi, che non c'è più. Qualcuno di voi sarà contento perché la stavano votando da tantissimi episodi e finalmente ci siete riusciti, l'avete tolto. Ho messo il barone un po' perché non sapevo chi mettere al posto di Sbrixy. In questo momento non ho particolari necessità di mettere qualcun altro, come ad esempio Lucario, che lo so che lo volete in tanti. Ci sarà spazio anche per lui sicuramente, ne sono certo. E in questo momento ho bisogno magari di far salire un po' di livello anche chi come lui non è stato ancora utilizzato per il futuro. Quindi ragazzi, come al solito vi invito a lasciare un bel like per questo episodio e possiamo iniziare alla grande nel nuovo percorso, il percorso 15, via Foglie Brune. Ma prima di addentrarci ragazzi, vi faccio vedere la fan art del giorno, che è di PokeGamer7, che disegna questo fantastico Greninja, questo fantastico Greninja. Grazie mille, come al solito vi ricordo che potete inviarmi le fan art tramite Telegram, Facebook, Instagram e come volete. Io in realtà preferisco Telegram o Instagram o Facebook, voglio dire, piuttosto che Instagram, però potete inviarmela anche lì. Quindi ragazzi, possiamo addentrarci in questo sentiero che ci riserva molte sorprese, come ad esempio quei cumuli di foglie secche, o anche lui. Va bene. Comunque ragazzi, vedremo un po' chi catturare in questo episodio. Nel frattempo c'è Sallustio, Pokémon Ranger, che manda in campo Lumpa, o meglio, il nostro amico Quagsire. Allora, Quagsire teme assolutamente l'erba, quindi Lifus, un bel per 4 di petalo danza e lo mandiamo a casa, lo mandiamo KO. A questo punto ragazzi ci sono rimaste solamente due palestre. No, no. Dobbiamo farlo comunque. Vai. No, lo sbadiglio, no. Comunque ci sono rimaste due palestre. Quindi poi vabbè, c'è tutta la parte del Team Flare, del leggendario, insomma. C'è ancora un bel po' di roba da fare, però siamo a buon punto ragazzi, sono molto contento di ciò. Ok, infatti vedete il barone sale di livello perché giustamente, giustamente si piglia un bel po' di esperienza. Beartic, no, rimaniamo con lui. Rimaniamo con lui che da mega evoluto a grasso spesso. Parassiseme, vai. Ok, anche, oddio, Beartic, non me l'aspettavo qui. Non me l'aspettavo. Ok, dovremmo riuscire comunque a resistere a un suo attacco di tipo ghiaccio, anche se super efficace magari. Però Lifus voglio che dorma. Oddio. Che sto dicendo? Voglio che si svegli e quindi non voglio che che si becchi solamente gli attacchi da parte di Beartic. Dai Lifus, svegliati. Utilizza pure Bullo, proprio. Non attaccherò mai. Poi Bullo su un Lifus, devo dire che è una buona mossa. Perché comunque anche se aumenta l'attacco non ci fa niente, perché tanto volendo ha mosse solamente speciali. E sì, e in più confonde. Ok, dai, se ti svegli magari questa volta. Ok, è sveglia, attenzione, vediamo se riesce ad attaccare comunque anche se... Oh, incredibile! Anche se utilizza, anche se è confuso, utilizza Parassiseme. Incredibile. Oh mio Dio, evita pure l'attacco. Grande Lifus, mamma mia Lifus. Grandissimo. Ok. Ok, abbiamo recuperato anche un po' la vita. Perfetto, contro di lui chi potrei mettere? Son messo un po' malino, un po' maluccio ragazzi. Potrei mettere Greninja in realtà. Cioè, oddio, non è che sia molto sicuro di questa scelta. Però non ho molto da fare. Lacerazione.
sul mio Granix. Resistilo. Ok, bravo Granix. Bravissimo. Te lo sei meritato perché... Cioè, ragazzi, addirittura mi avete fatto le fan art. Siamo sincronizzati, io e il mio Granix. Vai con Surf. Anche se... Ok, boh, mamma mia, brutto colpo. Grande Granix. Non posso non dire grande Granix. Grande Granix. Ok. Punti esperienza, Shadow sarà a livello 44. Mi fa tanto piacere. Shadow vuole imparare Individua, dici? No, direi proprio di no. No. Sì. Ok. Abbiamo sconfitto anche Sallustio. Ma chissà adesso chi incontreremo come Pokémon selvatico. Io in realtà sono sceso da questa parte perché mi aspettavo un qualche strumento, che però non c'è. Au. Forse è qui. Ok, sì. Ah, revitalizzanti. Tutta sta strada per niente praticamente, perché non mi servono ovviamente i revitalizzanti in una Nuzlocke. Va bene ragazzi, direi di addentrarci nel Barta. Che dite? No, niente. Qua c'è la Sprigheta. Facciamo così. Facciamo così. Mettiamo Shadow per primo. E se ci mette Pokémon di tipo Psico o Spettro, la Sprigheta, noi possiamo rispondere. Questo mondo è tondo, proprio come una Pokéball. Wow, wow, incredibile. Allora sei una filosofa, non sei una Sprigheta. Amaltea, Cimeco. Ok. Posso andare di notte sferza con Absol. Vai così, livello 40 comunque, vabbè. Questo è a livello 40 perché è solamente un Pokémon nella sua squadra. Però comunque... No, niente, fine. Grande Absol. Mamma mia, Shadow Absol è fantastico. Ok. Barone sale di livello perché giustamente lui è un pochettino indietro e quindi deve recuperare, ragazzi. Con la lentezza del Barone, con la lentezza di Snorlax, non c'è niente da fare. Ok, possiamo andare da quel lato e prendere una baccamela. Una baccamela. Ok, proseguiamo. Io voglio un po' evitare in realtà questi cumuli. Ecco, qua c'è un altro. Ah, che spavento. No, non mi hai spaventato, mi stai solamente sulle scatole perché mi fai perdere tempo. Peppe! Watchog! Ok. Watchog. Perfetto, 37. Direi che un notte sferza potrebbe fargli del male, Vediamo. Boom. Direi... Ai, per Zanna. Comunque. Devo andare anche di attacco rapido, però va bene. Va bene così, siamo più veloci. Ok, Watchog non ha più energie e il primo è andato. Ok ragazzi, abbiamo altri due Pokémon da sconfiggere con questo allenatore. E poi ancora mi sto chiedendo, ma che Pokémon si possono incontrare in questo percorso? Perché io non me lo ricordo. Zubat? No, non voglio cambiare Pokémon, voglio lottare. Allora, Zubat. Io ho brutti ricordi con gli Zubat e i Wubat. Ecco, calmamente. Ma calmamente che stai per morire? Morire, morirci stavo dicendo, però poi ho detto morire. Vabbè, va bene, non c'è problema. Allora, dai. Ok, notte sferza, boom. Ok. Un altro è andato. Punto esperienza, solita roba. Barone sale di livello, cioè ragazzi, a che livello arriverà il barone in questo episodio? Che pensate voi? Fai dimenticare... cosa possiamo togliere? Ritual scudo? Leccata? Amnesia? Insidia? Non lo so. Io direi di togliere... Direi di togliere Ritual scudo? Sbadio, può dar fastidio comunque. Quindi sì, dai, togliamo Ritual scudo, aumenta la difesa. Ci diamo l'aumento della difesa speciale con amnesia. Ok. Tada! Dimentica Ritual scudo e impara Sbadiglio, perfetto. Ok, si dovrebbero incontrare comunque... Ok, cambiamo Pokémon contro Sidra. Mettiamo Lifus. Si dovrebbero incontrare comunque in questo percorso proprio Watchog, se non sbaglio. Sì. Beh, devo dire che questo è un percorso un po' particolare. Ok, andiamo di Petalo Danza. Dovremmo riuscire a shottarlo, forse in un colpo solo addirittura. Ok, perfetto, super efficace, non ha più energie, bye bye. Sì, perfetto. Sta andando tutto abbastanza bene finora. Abbiamo sconfitto Peppe, benissimo. Allora, un'altra cosa, che se non sbaglio
E qui davanti, qui vicino, ci dovrebbero essere dei fiori colorati diversamente. Vediamo se riesco a beccarli prima di beccare un Pokémon. Però qui, se non sbaglio, dovrei forse utilizzare Surf. Ok, ragazzi, sto evitando tutti i cosi d'erba, eh. Ok, eccoli qua i fiori rossi. Perfetto, ragazzi. Allora, qua si potrebbe in teoria passare, ma con una mossa che non ho ancora. Direi che possiamo entrare qui e proviamo la cattura qui nei fiori rossi, dai. Vediamo un po' chi incontriamo. Il primo Pokémon del percorso 15 è... un gruppo di Murkrow. Un gruppo. Mi stavo un po' gasando per il gruppo. Comunque posso catturare un Murkrow. Almeno ci provo. Allora, siccome sono 4 di genere femminile, uno maschile, io prendo il maschio. Perché vuol dire che è particolare. Poi è quello al centro, è accerchiato tra le donne. Bello fra le donne, proprio. Cioè, lui va così tranquillo. È un Murkrow, comunque, è un Pokémon molto particolare. È un Pokémon molto, molto particolare. Ok, lui utilizza inseguimento, noi comunque resistiamo con Shadow. Secondo inseguimento, vi immaginate se avessi switchato? Così? Vabbè, me li beccavo tutti, ma comunque li avrei resistiti. Li avrei? Sì, resistiti tutti. Attacco d'ala, ancora, guardate lo Shadow, quanto regge! Quanto regge! Ok, buttiamo giù anche l'altro. Notte sferza, sboom. Vediamo se riusciamo ad arrivare a... qual è la prossima città? Frescovilla, può essere? Non ricordo bene. Però comunque alla fine di questo percorso ci dovrebbe essere un'altra città abbastanza importante, però non ci dovrebbe essere la palestra. Adesso vediamo. Ok. Vabbè, se tu fai nube per me va bene, cioè non c'è nessun problema, guarda. Tranquillo. Tu fai nube, fallo di nuovo, dai. Mi piace. Comunque, quando si era un attimo bloccato avevo intuito che ci fosse il gruppo, perché leggermente ha un po' di lag quando appunto si incontra un gruppo di Pokémon selvatici piuttosto che un solo Pokémon. E quindi, wow, non me lo sarei mai aspettato però Murkrow, ecco, perché non mi ricordavo i Pokémon in questo percorso. Ok, vai con sgomento. Vai con non so che cos'altro. Finalmente fra poco potremo cercare di catturare il nostro Murkrow. In qualche modo, non so ancora come, perché boh, tutta la vita io penso di shottarlo. Ho paura di shottarlo. Ok, un altro attacco d'ala. Ok, direi di fare così. Oppure potrei mettere anche Snorlax. Potrei mettere il barone con sbadiglio. E poi provo a fargli non leccata, perché è... diciamo che non gli fa tanto male. Non credo sia immune proprio, però non gli fa male. Insomma. Ok, andiamo di sbadiglio. Vai così. Altro attacco d'ala. Oh, brutto colpo pure. Ecco qua, Insogna. Perfetto, abbiamo capito quale abilità ha questo caro amico. Ok. Insogna, ottimo comunque da tenere in considerazione. Certo, non è che in questo caso ci siano tantissimi problemi con Pokémon che addormentano. Però, potrebbe sempre far comodo avere un Pokémon con Insogna. Anche se in realtà come Pokémon di tipo... Come Pokémon di tipo buio, già ho Shadow. Come Pokémon di tipo volante ho già Mysterio. Quindi già siamo messi un po' a posto. Però vabbè. Ok, dai, adesso proviamo a catturarlo. Abbiamo perso fin troppo tempo con questo gruppo di Murkrow. Vai con le Pokéball. Vai con le Scuroball. No, andiamo di Megaball. In realtà, sì, potrei andare anche di Scuroball. Però se con la Megaball ce la faccio di già, non c'è bisogno. 1, 2, 3. Preso. Allora, come posso chiamarlo? Il barone riceve punti e sale. Vabbè, il barone. Questo è l'episodio del barone. Ok. Come posso chiamarlo? Alle oscure parole. Lo chiamo Corvus, dai. È una specie di corvo. Corvo nero. Vuoi dare un soprannome? Sì, chiamiamolo Corvus.
Ok, vai così, molto molto originale, devo dire, come al solito. Ok, Corvus è stato trasferito, finalmente possiamo proseguire da questa parte. Credo di aver evitato anche una lotta in doppio e credo che ci siamo quasi. Messaggio sull'Holovox, vediamo chi c'è. Pronto? Elisio, il pazzo! Secondo le ricerche del professor Platan, la mega evoluzione permette di liberare tutta l'energia nascosta di un Pokémon, facendogli raggiungere una forza molto superiore a quella ottenibile con una normale evoluzione. Credi che tutti gli uomini e tutti i Pokémon possano raggiungere tale potere? O che solo pochi prescelti possiedano tale potenziale? Cosa credi che significhi tutto ciò? Che io sono un prescelto? No, non sono io l'eletto. Ok, proseguiamo. Tu non so perché ci hai voluto dire sta cosa, però noi, per noi va bene. Giusto, 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 ho beccato la signorina qua, perché io potevo fare un passo più avanti. Grimilde, la ragazza delle fiabe, chiamata in campo Deden... Deden... Ok, ok, contro il Deden. Allora, secondo me questo Deden però non ha mosse di tipo folletto, io un po' me la rischio. Secondo me mi vuole fare un'elettrococcola che mi paralizza, quindi io mando lui. Non lo so perché, ho questa intuizione. Raggio scossa, tac, tac, vedi? Ora dovremmo essere più veloci noi? No, riposo, ah ok. Fai riposo, noi utilizziamo fossa con Chomp. Utilizza ancora riposo? Fossa. E boom, grande Chomp. Bene, bene così, bene così. Ok, ok. Devo dire che in realtà il mio team soffre molto il tipo folletto. Lo soffre davvero parecchio con Chomp, con Mysterio, con Granix, con Shadow. Ho quasi tutto il team che soffre il tipo folletto. Vabbè, meno male che la palestra l'abbiamo... No, Aromatis sì, lo switch. Meno male che abbiamo già battuto la palestra di tipo folletto. E adesso andiamo di Rifus. Sì, proprio lui. Proprio lui. Ok, Grimilde. Aromatis. Vai con Tossina, vai così. Cerchiamo comunque... Rifus non ha un attacco pazzesco da poter giustificare Petalo Dance, che poi magari mi confonde. Invece prima lo avveleniamo, così siamo abbastanza sicuri di fargli danno ogni turno. Rifus nel frattempo si innamora, perché Aromatis, guardate quanto è carina Aromatis. Chi non si innamorerebbe di Aromatis? Chi, ragazzi? Chi? Cioè, ditemelo voi. Guardate quanto è bella. È davvero sexy. Sì, però il parassiseme te lo becchi comunque. Ok, Tossina, parassiseme, mi sa che Aromatis, anche se piano piano, però dovrebbe andar giù. Ok, ce l'abbiamo fatta, il nemico non ha più energie. Aromatis, la tua bellezza non è bastata. Anche se mi ha tenuto un po' perché non riusciva ad attaccarlo, perché si era davvero infatuato in maniera incredibile, impressionante. Lifus, mi dispiace, ma l'hai intossicata tu stesso, quindi niente. Ok, abbiamo vinto questi soldini e proseguiamo. Cerchiamo di arrivare al prossimo varco, ecco. E dovrebbe essere proprio questo, sì, qua sopra che cosa c'è? C'è una streghetta che però non voglio battere adesso, perché voglio arrivare nella prossima città, guardarla un po' e poi cercare magari di batterla off camera per fare un po' di allenamento, ma niente di che. Eccoci qua, Frescovilla! Ok, allora, qui a Frescovilla c'è già una bella nevicata, anche se... Cioè io invidio in questo momento Frescovilla perché c'è un caldo incredibile. Volevo salire là sopra ma non si può, quindi... Ehi, Freak! Ma c'è Platan! È un po' che non ci si vede. Come va? No, questo qui è l'assistente, ragazzi, eh. Sai, quando ero giovane ho viaggiato molto e ho incontrato varie specie di Pokémon. Inoltre mi sono divertito a scoprire e assaggiare le specialità culinarie di ogni località che ho visitato. Ed è così che sono diventato un esperto dei vari caffè di Kalos. Professore? Dexio, non mi interrompere. Non interrompermi, vabbè. Sto arrivando al punto. Ti ricordi dei Pokémon di cui parlava Elisio? Sì, i Pokémon leggendari. Bene, bene, sei molto in gamba. I Pokémon leggendari di Kalos. Uno di essi è Exerneas. Tutto ciò che sappiamo dagli scritti su questo Pokémon è che chi lo incontra viene sopraffatto dal suo potere. Inoltre sembra che abbia una forma simile a una X. Cioè, se uno non sapesse la forma di Exerneas a forma di X, uno che cosa si immagina? Una non a forma di X, dice vabbè, un leggendario del cavolo. E invece,
sembra che sia in grado di controllare ogni forma di energia e che possa rinvigorire piante e Pokémon, donando loro nuova energia vitale. Che Pokémon straordinario! Dove sarà adesso? Sembra che i Pokémon leggendari di Kalos, una volta esaurita la loro energia vitale, vadano a nascondersi in un luogo sconosciuto e sprofondino in un lungo sonno. Anche le fonti che ho citato prima, infatti, risalgono ad almeno 1000 anni fa. Freak, sarebbe fantastico se tu e i tuoi amici riusciste a trovare un Pokémon leggendario. Proverò anch'io a fare qualche ricerca sui Pokémon leggendari. Se scopro qualcosa, te lo farò sapere. Se tu e i tuoi amici riusciste a trovarne uno, sarei felicissimo. Però non sentirti obbligato. Questa avventura è tua e dei tuoi Pokémon. Quindi innanzitutto devi viverla a modo tuo e divertirti. E se ne va così, ciao, arrivederci, non lo so, qualcosa me lo vuoi dire. Ma qua ce trovi! Il professore, se n'è già andato? Peccato, avrei voluto che vedesse il Pokédex di persona. Beh, posso farlo valutare attraverso il PC del centro Pokémon. Bene, andrò in cerca di altri Pokémon nella caverna gelata per completare il mio Pokédex. Resti qua, e vattene, via, ciao! Ok, quindi, siamo arrivati in questa nuova città, direi di dare una rapida occhiata, c'è qua una Sprigheda. Girano le palle dei mulini e gira la ruota del destino. Ma certo, le lotte a rotazione sono come i mulini. Come il destino, voglio dire. Ok. Ok, questa città è molto molto strana. C'è questo mulino qua. Guardate che bello. Ora mi fermo qui e sto qua a guardare un po' la nevicata. Incredibile, fantastico, bellissimo, veramente. Veramente molto bello. Dove si va di qua? Caverna gelata, ragazzi. Allora, questo qui sarà il prossimo episodio. Vi ho già spoilerato il prossimo episodio. Non voglio andarci adesso. Però, ecco qua, quello che volevo fare da inizio puntata. No, da quando sono entrato qui. Ecco qua, finalmente c'è il centro Pokémon. Infatti dicevo, ma dov'è il centro Pokémon? Eccolo qui. C'è addirittura il tizio dei poteri O. Quindi ora ci andiamo a prendere un bel potere O. E poi direi che ci possiamo salutare. Abbiamo fatto un bel giretto. Percorso 15 più Frescovilla. Bene, bene, bene. Ok. Ehi, ci si rivede. No. Hai bisogno? No, esatto. Vai, fratello, lottiamo per la fratellanza. Potere precisione. Io fino adesso non li ho mai usati. Ma, vabbè. Credo che comunque sia un po' come barare farlo in una Nuzlocke. Però quello dell'esperienza potrebbe servirmi. Solo che ancora non ce l'ho. Ok, mentre da questa parte forse c'era qualcos'altro da fare. Ah, qua siamo ancora però in città. Ah, le rovine mi hanno sempre affascinata. Però... cioè, di là... Ok, di qua pure si va da un'altra parte. E di qua non c'è niente. Bene, ragazzi, direi che abbiamo fatto un bel po' di cose in questo episodio. Spero che vi sia piaciuto. Qua dentro vediamo che cosa c'è. Se non sbaglio, in questa città in realtà c'è qualcuno, tipo qualche eliminamosse, qualcosa del genere. Eh? Ah, no, è il cancellamosse, ecco cos'è. Perfetto, qui c'è il cancellamosse. L'altra signora, se non sbaglio, fa qualche altra cosa con le mosse. Però adesso non ci interessa. Quindi, ragazzi, io direi che per l'appuntamento di oggi può davvero finire qui. Io voglio salutarvi qui davanti al mulino, perché è davvero molto carino il mulino. E niente, io direi che ci vediamo in un prossimo episodio. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, un bel commento. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E lasciate qui un bel commentino per farmi sapere la vostra. Sì, dai, come al solito, ragazzi, io vi aspetto in un prossimo appuntamento, sempre qui a Pokémon X Elimination Nuzlocke. Bye bye.